Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora innanzitutto mi raccomando, limitatevi ad uscire perché voi sapete che io sono in contatto con la Cina, cioè io del problema coronavirus ne avevo già parlato circa un mesetto fa. Ovviamente avendo un canale piccolo non hai voce, nessuno ti può vedere, anzi quei pochi che l'hanno visto, comunque nessun problema. Però il problema è grave, il problema c'è, perciò state a casa, guardatevi i miei video, vai sul canale, spulcia che ci sono centinaia di video, credo, interessanti. E allora, oggi parleremo di modifiche, modifiche, non tanto modifiche, ma upgrade alle bici elettriche. È un tema che tantissimi mi chiedono su Facebook, tramite la pagina, tramite mail. Si può modificare una bici elettrica? Si può modificare. Si può modificare un monopattino elettrico? Si può modificare. Però a quest'ora io chiedo, cosa vuoi modificare? La velocità? La potenza? Cosa? Se vuoi modificare la velocità, occhio perché ci sono i decreti del ministero che vietano andare oltre tot velocità. Questo vuol dire che puoi agire sul mezzo solo per eventualmente l'autonomia. Agire sulla velocità non è permesso, perciò io non lo tratterò. Non è una, diciamo, un upgrade che reputo corretto. Parliamo di potenza come coppia, perciò se tu sei pesante, il tuo mezzo non ce la fa, ti posso dare qualche dritta su come andare a migliorare questo aspetto. O anche se vuoi fare più strada con la stessa batteria o con una batteria, ti posso anche spiegare come già l'ho fatto. Attenzione, questo è l'ennesimo video perché perché tanti richiedete sempre quasi le stesse informazioni e mi ritrovo a dire quasi sempre le stesse cose, ovviamente però aggiornati al periodo. Oggi vi posso anche implementare una novità. Samsung, Dipartimento Giappone, e sta sperimentando delle nuove batterie al litio, loro le chiamano a stato solido. Però alla fine non sono ancora messe in commercio. Attenzione, non sanno se le metteranno in commercio perché ancora sono in fase di studio. Comunque sia, loro che cosa hanno fatto? Modificando la chimica e le componenti interne delle batterie, nello specifico hanno modificato l'anodo andando a inserire delle particelle di carbonio con altre componentistiche differenti a quelle originarie, hanno realizzato a detta loro una batteria che ha un maggiore, può immagazzinare più energia e in percentuale è più sicura. Ora la chiamano a stato solido per vari fattori. Però nel concreto, se mai usciranno in commercio, io credo che cioè i contenitori saranno sempre gli stessi: 18650, 21700, 26650 o in alternativa quelle rettangolari con i poli superiori. Dico, ce ne sono tantissime varianti di batterie. Ciò che cambia poi è la chimica interna, la produzione, la costruzione. Una cella com'è fatta? Una cella litio ha un polo positivo, un polo negativo, in mezzo c'è un isolante e poi del liquido che è appunto dielettrico che mantiene il tutto, diciamo, insieme. Non sono dei poli fisici, per esempio due lamelle così, ma sono dei fogli, per esempio di carta. Tu immagina dei fogli di carta rotolati. Rotolati, 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 diciamo a formare un cilindro. Loro lo prendono, lo inseriscono dentro al contenitore, perché alla fine è questo, ragazzi,
è un cilindro tutto arrotolato dentro a questo contenitore. Poi più è larga la batteria, cioè 18, 21, 26, più puoi rotolare, puoi inserire materiale. E infatti la 26650 ha molta più capacità di una 18650, anche se la lunghezza è sempre quella. Perché? Perché è il doppio di larghezza. Perciò in doppio di larghezza puoi far molte più arrotolamenti di materiale, e questo si traduce in più energia accumulabile. Perciò torniamo alla modifica delle batterie o upgrade. Se tu hai una bici elettrica, le cose da fare sono due. Innanzitutto è verificare che batteria monta la tua bici, il tuo monopattino, ciò che sia. Verificare se è una litio ioni o life PO4, perché ci sono anche queste due alternative. Il 90% montano litio, li ion. C'è però una parte che monta le life PO4. Cambia, ragazzi, la chimica, attenzione, non puoi utilizzare una life PO4 al posto della ion. Perché? Perché cambiano le tensioni. Le celle singole sfuse, gli ion, hanno tensione massima 4,2. Le life PO4 massimo possiamo arrivare forse a 3,5. Massimo. Perciò un impianto, diciamo, dimensionato a lavorare a 4,2 con 3,1, 3,2, 3,5 volt funziona male, funziona poco. E ovviamente massimo 3,5, minimo scende anche sotto i 3 volt come standard la life PO4, perciò non può funzionare, ecco. Perciò già fai la suddivisione in questo, diciamo, studiati la tua batteria e capisci che tipologia di batteria è. Dopo di questo devi andare a visionare voltaggi, capacità e eventualmente, se hai la possibilità, anche le correnti massime di spunto. Da quello, se hai manualità, potresti anche modificarla, cioè aggiungere altre celle in parallelo. Tutto questo nel corso dedicato alle batterie litio, battery maker, che è questo qui, lo inserisco. Cioè, se non lo sai, stai vedendo per la prima volta i miei video, io ho realizzato l'unico corso in Italia, forse in Unione Europea, non dico nel mondo perché forse nel mondo no, però in Unione Europea sono quasi certo che sia l'unico corso su questa tecnologia, sulle batterie litio, sulla customizzazione e riparazione delle batterie litio. Perciò, se tu sei interessato in questo settore, sotto trovi tutte le informazioni, link, PDF, anche di presentazione del corso stesso. In alternativa ci sono questi, sono i fascicoli tecnici sulle batterie litio e non solo, in generale sulla tecnologia. Li trovi su Amazon, spedizione gratuita, e Amazon Prime, perciò è veloce. Per esempio questa è 6S, tramite questo fascicoletto, tutto a colori, ho preferito farla a colori così da avere tutto chiaro, tutto ben registrato, tutto ben redatto. Potrai andare ad avere un riassunto stretto di quello che potresti trovare nel corso, anche se, ragazzi, il corso è un'altra cosa. Lì non si parla più del fascicoletto, ma lì si parla di un corso video e non solo, perché in base a quale corso acquisti ti do anche i fascicoli in corredo, così potresti anche avere, se hai necessità di leggere qualcosa veloce, sono certo che qui la troverai. Oltre questo ci sono anche queste che ora ti faccio vedere sui fascicoletti. Eccole qui. Queste sono alcune celle commerciali catalogate e inserite dentro i libricini. Queste ti saranno molto ma molto utili dal momento in cui vorrai iniziare a fare un po' di pratica,
perché ogni incella è differente. Brand, modello, colore cover, cartina sopra, anche la cartina che isola il positivo, indica qualcosa. E sui fascicoletti trovi queste informazioni così da poterle suddividere per tipologia e avere il nome specifico. E allora, perciò, tornando al discorso modifica, upgrade. Si può aumentare la capacità, basta mettere delle batterie in parallelo, perciò ingrandire il tuo pacco batterie. Ingrandendo il pacco batterie, tu inserirai più elementi che potranno immagazzinare più energia. Se per esempio prima era 10 A, lo puoi portare anche a 20 A, a 30 A, senza diciamo limitazioni. L'unica limitazione, ragazzi, è lo spazio disponibile. Cioè, se tu hai un box dove dentro hai la batteria, devi fare in maniera di mantenere sempre la batteria protetta, perciò dentro il box. Se quel box non va più bene, prendine un altro, un po' più grande. E posiziona bene appunto tutte le celle in maniera tale da poter essere, diciamo, inserite dentro un contenitore plastico o di alluminio, in base poi a che cosa vuoi andare a creare. Questi fascicoli ti danno anche un appoggio sulle varie connessioni, perché è normale che quando vai a fare le connessioni devi prestare tanta attenzione al cablaggio della cella su cella, al BMS, anche se vai a fare una modifica in capacità, non devi toccare la BMS, perché la BMS è sempre collegata con le serie. Quello che tu devi fare è aumentare i paralleli. Aumentare i paralleli vuol dire inserire celle simili. Attenzione, e se sottolineo simili a quelle che hai già testate, perché le devi testare tutte, devi avere la strumentazione per testare le celle. E questo sul corso io ve lo dico, vi elenco tutto quello che vi serve per andare a costruirvi un laboratorio di produzione di pacchi batterie. Caricabatterie, quale caricabatterie, quale saldatrice a punti, quali accessori, quali tester per le batterie artigianali fatti in casa, acquistati. Il corso è molto ma molto completo. Oltre quello avrai anche un faldone di documenti dove appunto vi inserisco preventivi, invoice, fatture dei miei fornitori. Così, se vuoi fare un ordine, vuoi acquistare qualcosa direttamente, diciamo, dai grossisti, lo potrai fare senza problemi. Però occhio su questo, perché non tutti possono farlo. Perché se tu vuoi acquistare due o tre pezzi, per esempio di cella 18650, non lo puoi fare. Perché loro sono lì e si chiamano grossisti perché vendono lotti grandi di batterie. Ma vale anche per le BMS, vale anche per i caricabatterie. Perciò non puoi fare ordini di pochi pezzi. Anche perché la spedizione che ti ammonta su, non so se ti conviene. Comunque, tutto questo è spiegato perfettamente sul corso. Ci sono comunque delle scorciatoie che ti possono aiutare anche in questo. Per quanto riguarda anche eventualmente se hai intenzione di metterti in regola, fare appunto un vero e proprio laboratorio, anche sul corso ti do le informazioni, perché io in prima persona lavoro nel settore batterie da 5 anni, però nel settore diciamo di vendita, di produzione in generale da 7 anni, 8 anni. Perciò qualcosa la so. Ragazzi, per questo video è tutto. Occhio, se decidi di modificare le batterie, fallo, lo puoi fare, però solo in capacità. Se vuoi aumentare la potenza, la coppia, dovresti aumentare il voltaggio. Aumentando il voltaggio, prendi qualcosa in più come potenza. Un'altra soluzione è quella di cambiare BMS.
perché può essere che la tua BMS originale è piccola, per esempio una 10 A, in una salita arranca, si spegne. Perché? Perché va in sovraccarico. Perciò un'altra, diciamo, opzione è quella di togliere la BMS e metterne un'altra più potente, per esempio una 20 A. Però ragazzi, anche su questo occhio, e sul corso io ve lo spiego, ci sono tantissime prodotti, tantissime BMS, come anche le celle false. Perciò occhio a quello che acquistate, a quello che montate, perché se poi avete dei clienti dovete dare anche delle garanzie, e di questo se ne parla anche sul corso. Garanzie, aspetti burocratici, se ne parlerà. Il video è lungo, il videocorso è lungo, e infatti è formato da più video che dovrai non vedere tutto in un giorno, perché ti brucia il cervello. Tante informazioni tutto in un giorno non puoi farle. Quello dovrai studiarlo piano piano, facendo anche pratica in contemporanea, seguendo anche ciò che faccio io, perché io in diretta ti mostro come realizzo un pacco batterie e poi come lo modifico, nel senso come aumento di capacità, come lo rendo perciò più capiente, per più autonomia, e anche come si ripara eventualmente se un cliente viene da te e ti porta una batteria, sia di bici che di trapani che di qualsiasi cosa, di aspirapolvere. Se viene da te e ti chiede un'informazione, scusi, ho questa batteria, me la può riparare? E io sulla guida ti spiego cosa controllare, come fare, e poi tutto un discorso che alla fine ti farò un quadro generale completo. Questi li trovi sotto in descrizione, come anche il corso sotto in descrizione. Fammi sapere che ne pensi di questi video, spero di siano stati d'aiuto, utili, di intrattenimento. Un like, un mi piace. Ciao, al prossimo video.